processo d'appello con imputati Lele Mora, Emilio Fede e Nicole Minetti. Un'altra inchiesta per una presunta corruzione in atti giudiziari. Le notti di Arcore sono ancora al centro dell'attività giudiziaria del Tribunale di Milano e della Procura, che è uscita indebolita dalla soluzione di ieri. C'era anche un medico olandese molto noto per le sue ricerche sull'infezione HIV tra i passeggeri dell'aereo malese abbattuto sui cieli dell'Ucraina. Joep Lang stava andando in Australia per partecipare alla 20ª conferenza internazionale contro l'AIDS. Insieme a lui hanno perso la vita altri 5 esperti e non 100 come si era temuto in un primo momento. È scontro aperto sul lungomare Veneto tra venditori ambulanti e forze dell'ordine a caccia di merci contraffatte. A Jesolo, per sfuggire a una retata della polizia, gli immigrati si sono rifugiati in mare, dove sono rimasti per 6 ore difesi da molti bagnanti che hanno portato loro viveri e bevande. Ce lo ha ripetuto l'Europa, nessuna proroga. L'Italia deve spendere presto e soprattutto bene i fondi destinati alla sistemazione e alla salvaguardia del sito archeologico di Pompei. Di 105 milioni di euro stanziati 2 anni fa ne sono stati spesi poco più dell'1% tra lentezza nell'assegnazione degli appalti e inchieste. È l'anno nero del calcio italiano, 5 posti nel ranking UEFA persi nell'ultimo mese. I club di Serie A sempre meno appetitosi per gli sponsor, stadi invecchiati male, semivuoti, una federazione ancora senza guida. A poche settimane dall'inizio della stagione, il quadro preoccupante dello sport più amato dagli italiani. Buon pomeriggio a tutti, benvenuti al nuovo appuntamento con il TG Cronache. Allora, il giorno dopo l'assoluzione di Silvio Berlusconi nel processo Ruby, assolto dai 2 reati concussione e prostituzione minorile, continuano ad arrivare naturalmente, lo avete sentito anche nel nostro telegiornale, le reazioni politiche. Berlusconi da ieri è nella sua villa ad Arcore. Sta ricevendo visite di amici e familiari. Tra gli amici è andato questa mattina a trovarlo anche il medico, il suo medico personale Zangrillo. Chi invece accusa il colpo è sicuramente, dopo la sentenza, la Procura di Milano, una procura che già negli ultimi mesi vive un periodo tormentato con i dissidi interni e i contrasti che ci sono stati. Però ci sono ancora delle inchieste, delle indagini, dei processi aperti su quelle notti ad Arcore, indagini e processi che forse dalla sentenza di ieri sono indeboliti. Vediamo. Bisogna partire dal 13 maggio dell'anno scorso, dalla requisitoria di Ilda Boccassini, che spiega così la sostanza delle accuse a Berlusconi cancellate ieri. Andiamo ora ad analizzare gli elementi per i quali la Procura della Repubblica ritiene che sia stato commesso il reato di concussione, così come esplicitato nel capo di imputazione, e cioè che l'imputato, abusando della sua qualifica del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha fatto in modo che la minore ricevesse un indebito vantaggio di carattere non patrimoniale, consistito nella sua fuoriuscita dalla sfera di controllo delle autorità minorili e per esso, ovviamente, l'indagato, nell'evitare che la minore potesse riferire del reato di cui al capo B, e cioè di aver fatto sesso con lei previo pagamento e denaro, di somme di denaro e regali, e che comunque non si disvelasse quanto succedeva nelle serate di Arcore, così come è stato prospettato sino ad ora. La notte nella questura di Karima El Marug, che diventò poi la notte politica del Cavaliere, e rischia ora di essere anche la notte di una procura un tempo dall'apparenza compatta e dalla sicura forza processuale costruita condanna su condanna. Il quarto piano di un palazzo che ne ha viste di tutti i colori, e proprio mentre si celebrava quel processo, anche la giornata che la Boccassini nella requisitoria ricordò così. E consentitemi che il giorno in cui il Palazzo di Giustizia, in corso di un'udienza l'11 marzo 2013, in questa aula, in questo processo, quando io sono scesa e ho visto l'assembramento
di persone che facevano parte delle istituzioni qui nel corridoio, che volevano a tutti i costi che fosse aperta un'aula. Io mi sono sentita smarrita. Mai visto in Italia, mai visto in Europa i parlamentari di un solo partito che entrano in un palazzo di giustizia, ma da quel palazzo il futuro della vicenda delle notti di Arcore è ancora nelle mani dell'accusa, perché a settembre riprende il processo contro Fede More Minetti con un reato, induzione e sfruttamento della prostituzione, che per l'accusa aveva come teatro Villa San Martino. E qui non entrano la notte della questura e solo marginalmente la minore età di Ruby. E poi c'è l'inchiesta nelle mani del PM Forno, quello che per primo interrogò la ragazza marocchina, quella che nasce da questa ipotesi accusatoria, così come sempre la Boccassini descrive nella requisitoria. Abbiamo visto e abbiamo parlato che tutti i testi, ovviamente riferibili alla e non solo, che frequentavano l'abitazione di Arcore, erano e sono al libro paga. Una procura più debole, certo, dovrà affrontare l'inchiesta su questa presunta corruzione in atti giudiziari, e gli attori sulla scena sono sempre loro: Silvio Berlusconi, i suoi avvocati, Ghedini e Longo, per aver convocato le olgettine, concordato le deposizioni, Ruby e financo Mariano Apicella, che sfilò il processo descrivendo come innocenti quelle serate dove per i PM invece ci si prostituiva. Un'accusa che dovrà ritrovare quella sicurezza di aver lavorato sull'ipotesi di reato giusta, che indusse all'lapsus anche la Boccassini nella richiesta di condanna per Berlusconi, quella a 7 anni annullata ieri e che riuscì ad ottenere dal tribunale addirittura aumentata. E adesso la tragedia dell'aereo malese abbattuto da un missile dell'Ucraina. Sono le ore delle responsabilità e di accuse tra Kiev e i separatisti filorussi, lo avete sentito nel telegiornale, ma sono anche le ore dello strazio dei parenti delle vittime, persone che andavano in vacanza, persone che si muovevano per lavoro, come stavano facendo quei 6 ricercatori impegnati nella lotta contro l'AIDS, che dovevano raggiungere, dovevano andare a una conferenza internazionale a Melbourne in Australia. Un fatto devastante per la ricerca contro l'AIDS. La cura poteva essere su quell'aereo. È sintetizzata tutta in questa frase la tragedia che ha colpito i ricercatori di fama mondiale che erano sul volo della Malaysia Airlines abbattuto in Ucraina 2 giorni fa. Ed è stato anche il commento degli organizzatori della 20ª conferenza mondiale contro la malattia, che avrà inizio domani a Melbourne in Australia. Il convegno si svolgerà, ha fatto sapere il premio Nobel François Barrès-Nussbaum, sì, perché sappiamo che è proprio quello che avrebbero voluto. A bordo del Boeing 777 c'erano 6 scienziati e non un centinaio, come era stato riferito in un primo momento da fonti australiane che avevano parlato di 108 sedie che sarebbero rimaste vuote durante la conferenza. A comunicare il numero degli esperti di AIDS vittime dell'incidente è stato lo stesso presidente dell'International AIDS Society, Sinusi. Il nome più noto tra loro era quello di Jep Lang, medico olandese atteso come ospite d'onore a Melbourne. Lang era un pioniere della ricerca sull'AIDS, docente di medicina interna all'Università di Amsterdam, dove aveva iniziato a occuparsi dei pazienti sieropositivi già nel 1982, quando aveva poco più di 30 anni. Era l'inizio di una vita diventata vera e propria missione dedicata alla lotta contro l'AIDS. Nell'85 aveva iniziato le indagini di laboratorio sui marker sierologici nell'infezione da HIV ad Amsterdam. Lang era stato anche il fondatore di un'associazione no profit molto attiva nel campo dell'accesso alle terapie anti-AIDS nei paesi in via di sviluppo. Nei primi anni del 2000 è stato presidente dell'International AIDS Society, aveva più di 350 pubblicazioni nel campo delle terapie antiretrovirali. Su quel volo, insieme a Lang, c'erano altri esperti della lotta contro l'AIDS, come l'attivista olandese Pim de Kuijer, amico di Lang e noto per le sue battaglie sui diritti umani. L'ultima foto che aveva postato su Facebook è stata scattata proprio all'aeroporto di Amsterdam, poco prima dell'imbarco. È tempo per un altro viaggio, il commento di quell'immagine.
Fra le vittime del disastro aereo anche il portavoce dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, il 49enne britannico Glenn Thomas. Oggi a Melbourne, alla vigilia della conferenza, si respira un'atmosfera di dolore e di ricordo per quei medici che avevano speso una vita contro l'AIDS. Di nuovo in Italia, per affrontare un tema sempre difficile come quello della immigrazione, in particolare in questo caso quella dei venditori abusivi di merci contraffatte. A Jesolo, in provincia di Venezia, in questi giorni c'è una guerra tra forze dell'ordine e venditori ambulanti che appunto vengono difesi, in questo caso dai bagnanti, e si è arrivati a scene come quella che vediamo adesso. Non sono bagnanti in ferie che si rilassano in acqua, ma una ventina di venditori ambulanti rimasti là per ore, braccia in aria per non bagnare la merce. Sulla spiaggia ad attenderli poliziotti, carabinieri e guardia di finanza. Lido di Jesolo è l'ultimo capitolo della guerra infinita che le forze dell'ordine fanno al commercio abusivo in spiaggia. Un fenomeno sempre più difficile da contenere. Un tema molto sentito in diverse regioni, in particolare nel periodo estivo. Per il grande smercio sulle spiagge di prodotti contraffatti sul litorale veneto, la tensione è ormai a livelli di guardia. Dobbiamo contrastare, la nostra linea di condotta sarà linea di fermezza e così andremo avanti. La retata scatta intorno alle 10 del mattino. Alcuni venditori vengono presi, altri riescono a mettersi in fuga, altri ancora entrano in acqua e ci restano per quasi 7 ore. Tra loro e le forze dell'ordine si forma un cordone di bagnanti che solidarizzano con gli ambulanti, vogliono difenderli e portano loro viveri e acqua. Io non compro. In ogni modo a me non disturbano, anche se passano. Non bisogna fare una retata una volta ogni morte di papa, ci devono essere delle regole ben precise. Qualcuno gli fornirà sta roba, se non viene sequestrata là e loro girano, sperano di vendere qualcosa. Un mercato milionario, quello del commercio abusivo, anche se difficile da quantificare. L'obiettivo di autorità locali e forza dell'ordine rimane quello di contenere il commercio illegale e tutelare decenza e decoro. Così le operazioni sono sempre più frequenti. Sempre sulla spiaggia di Jesolo, 10 giorni fa, alcuni ambulanti hanno aggredito una vigilessa che stava multando un venditore. Sul lido di Caorle la polizia ha fermato 14 clandestini e sequestrato più di 4.000 articoli tra borse, occhiali, braccialetti e asciugamani. E quando i controlli convenzionali non danno gli effetti sperati, i sindaci si danno l'inventiva. Ancora a Jesolo, la giunta comunale mesi fa aveva fatto una stravagante quanto scioccante proposta. Una flotta di droni per monitorare gli ambulanti e scovare depositi di merce contraffatta e venduta senza autorizzazione lungo l'Arenile. Costo dell'operazione 10.000 euro a settimana. Con l'estate 2014 sembra che il pugno di ferro diventi la strategia ufficiale. Guardate queste immagini, girate qualche settimana fa e diventate subito virali. Ma scusi, lei arriva col bastone e gli va dietro, ma a me non mi pare che sia una bestia, come se io gli venga dietro a lei. Ma cosa sta dicendo? No, cosa sto dicendo? Spiaggia di Marina di Pietrasanta in piena Versilia. Una bagnante riprende col cellulare un controllo degli agenti della capitaneria di porto in maglietta e pantaloncini che con bastoni in mano cercano di fermare i venditori abusivi. Alla fine dell'operazione sequestrano 2.500 pezzi per un valore di 35.000 euro. Sono controlli decisi in accordo con la prefettura di Lucca, fa sapere il primo cittadino di Pietrasanta, e ce ne saranno presto altri estesi a tutta la Versilia. L'operazione è scattata dopo diversi appelli lanciati a Flavio Briatore, titolare di un noto stabilimento balneare su quel litorale, con tanto di tweet in cui si legge: è inaccettabile l'invasione degli ambulanti sulle spiagge in Versilia, nessuno ci tutela, dove sono i vigili, arrivano solo se alzi un po' la musica. Intanto il comandante della capitaneria di porto ha assicurato che farà un'indagine interna per verificare se da parte dei suoi agenti ci sono stati comportamenti scorretti. Adesso parliamo di cultura, di quel progetto di riqualificazione del sito archeologico di Pompei. Perché? Perché ci sono i richiami dell'Europa e poi c'è un allarme lanciato dal presidente dell'autorità anticorruzione Raffaele Cantone, che ha spiegato come la possibilità di fare appalti in deroga, come avviene appunto a Pompei, consente, è un pericolo perché consente di giustificare il mancato rispetto delle regole.
Per Pompei niente proroghe, come invece qualcuno si aspettava. Il commissario europeo per gli affari regionali Johannes Hahn torna qui, anche stavolta accompagnato dai vertici del governo, il ministro Franceschini e del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Delrio, e ribadisce: sbrigatevi a utilizzare i 105 milioni di euro stanziati più di 2 anni fa dall'Europa, altrimenti andranno persi. Sino ad oggi è stato speso solo l'1% delle risorse, poco più di 1,5 milioni, precisa Hahn. Ulteriori 25 milioni sono impegnati per i lavori in corso, tutti gli altri vanno impiegati assolutamente entro il 2015. Più che una bacchettata, una esortazione che dimostra ancora una volta quanto l'Europa tenga al sito archeologico italiano. Lo stesso Hahn, appena 3 mesi fa, aveva dichiarato: ogni crollo per me è una sconfitta enorme, mentre oggi annuncia: chiederò di potermi occupare ancora di Pompei. L'occasione della visita è la firma di un piano di azione finalizzato proprio al rilancio del grande progetto Pompei. Obiettivo numero 1: velocizzare l'assegnazione dei bandi, degli appalti, dei lavori di restauro, la messa in sicurezza del sito. Ci sono, non è un mistero, molti anni di ritardi. Abbiamo lavorato intensamente. Oggi firmiamo un programma di azione con il commissario europeo, che ci impegna a rispettare i tempi. Il lavoro è un lavoro intenso, le strutture stanno lavorando in tutti i modi. È una grande sfida per il paese, non soltanto per Pompei, dimostrare che si recupera un grande sito archeologico, si valorizza l'area circostante, ce n'è un grande bisogno, e contemporaneamente si mantengono gli impegni europei. È una prova di serietà, un cronoprogramma molto preciso, ce la faremo a spendere i soldi prima della stagione. Gli appalti infatti vengono assegnati tra enormi difficoltà e lungaggini, a volte con notevoli ribassi che mettono a rischio la qualità del lavoro e che almeno in un caso sono finiti sotto inchiesta per infiltrazioni della camorra. Il piano d'azione è finalizzato proprio a snellire le procedure. Viene prospettata anche la possibilità che nei cantieri si lavori di notte e nei giorni di festa. Al momento quelli attivi sono 8, ma 3 gare sono state già aggiudicate, altre 3 sono in corso. Stiamo facendo le accelerazioni su tutto, abbiamo fatto un focus su tutto, quindi tutte i responsabili vari, dal Ministero della Cultura al Ministero delle Infrastrutture, alle regioni singole, stiamo seguendo tutti questi programmi. Se dopo questa svolta annunciata con armonia l'Italia non riuscisse a spendere tutti i soldi, è pronta una nuova ciambella di salvataggio. L'Europa, ha spiegato Hahn, potrebbe prevedere per Pompei lo stanziamento di altri fondi. E allora ci sono i luoghi da salvaguardare, da riqualificare come Pompei, e poi ci sono delle aree nel nostro paese minacciate dall'inquinamento. C'è una denuncia dei radicali che riguarda proprio un'area tra Roma e Frosinone, e sentiamo meglio di che si tratta. Siamo nella zona della valle del fiume Sacco, in provincia di Frosinone. L'area dista circa 80 chilometri da Roma. Qui da tempo si sono riscontrati valori oltre i limiti di legge di un insetticida, l'esaclorocicloesano. In alcune zone del perimetro interessato, che si estende, per dare un'idea, tra Colleferro, Ceprano e Frosinone, le concentrazioni della sostanza inquinante sono andate oltre le soglie fissate dalla direttiva europea 39 del 2013, la quale prevede siano comprese tra 0,02 e 0,04 microgrammi litro. Già nel 2005 il caso salì alla ribalta delle cronache, quando furono riscontrati livelli alti della sostanza nei campioni di latte crudo di un'azienda agricola di Gavignano. Poi nel 2009 vi fu un secondo caso in cui l'insetticida fu trovato nel foraggio e nel latte crudo di alcune aziende bovine e ovine. Quindi l'area è stata riconosciuta sito di interesse prima nazionale e poi regionale da bonificare. Oggi i radicali hanno fatto una denuncia alla Commissione europea contro lo Stato italiano per il perdurare dell'inquinamento nella Valle del Sacco. Questa azione, recita il testo, è divenuta più che mai urgente dopo la consultazione degli ultimi dati dell'ARPA Lazio. La rete dell'Europa è quella che consente a noi come radicali di riuscire a trovare l'istituzione sovranazionale che si occupi in tempi rapidi di questioni che invece a livello solo nazionale fanno passare anni e anni. Pensiamo anche che questa della Valle del Sacco è una questione che è uscita nel 2005, quindi sono passati 8 anni, perché si muova più rapidamente. La denuncia dei radicali ha allegati 3 studi fatti dall'Agenzia regionale per la protezione ambientale, dai quali emerge chiaro il persistere della presenza dell'insetticida nella valle.
Da un punto di vista della salute per l'uomo è auspicabile una bonifica immediata della zona, così come ravvisato dal Dipartimento di Epidemiologia della Regione Lazio, che ha scritto il rapporto 2010-2013. La sostanza è tossica e produce effetti sul fegato, sul rene, sul sistema nervoso centrale, e l'Organizzazione Mondiale della Sanità asserisce che è una sostanza possibilmente cancerogena. Il nostro studio ha evidenziato degli effetti a livello del rene e del sistema endocrino. È ovvio che ci vorranno più anni per valutare gli effetti in maniera complessiva. Il sito va ovviamente monitorato, va fatto il monitoraggio ambientale e ovviamente tutte le operazioni di bonifica ambientale sono estremamente indispensabili e utili. A Colleferro in particolare, va ricordato, c'è un'area che dal 1912 ha ospitato produzioni belliche, la SNIA BPD, in particolare quelle per la fornitura di tecnologie atte a trasformare armi convenzionali in armi chimiche. Quindi nell'area interessata potrebbe esserci un mix di inquinanti che va ad aggiungersi all'esaclorociclesano. Una bonifica definitiva della Valle del Sacco quindi sembra più che mai necessaria. E adesso il calcio. La settimana si è aperta, lo ricordate, con le dimissioni di Antonio Conte dalla Juventus. Tra poco più di un mese inizia il campionato, però si sa, è sotto gli occhi di tutti, il calcio nel nostro paese non se la passa tanto bene, lo dimostra la prestazione non ottima dell'Italia ai mondiali, e se ne è accorta anche la FIFA. Italia al 14° posto del ranking FIFA, 5 posizioni perse nell'ultimo mese. Nessun giocatore italiano nella top 10 d'Europa stilata dalla UEFA. Nella classifica pubblicata dalla rivista americana Forbes sul valore dei marchi sportivi, il primo club italiano, il Milan, è scivolato al 50° posto. Una raffica di notizie che cancella anche l'ultimo dubbio e inchioda una verità in parte già nota. L'Italia del calcio è la Serie B europea. Se questo è il contesto, allora non deve sorprendere se gli sponsor preferiscono altri posti dove investire. Nei giorni scorsi il Manchester United ha firmato con l'Adidas un contratto di ben 94 milioni di euro, durata 10 anni. Un contratto che non ha precedenti e che potrebbe sembrare una follia, e invece, a sentire quelli dell'Adidas, non lo è. Anzi, si tratterebbe di un vero affare, perché il marchio tedesco conta di vendere 20 milioni di magliette dei Red Devils nel mondo, ricavando 2 miliardi di euro, cioè il doppio di quanto investito. Il Manchester ha trasformato la sua storia in un'industria mondiale. Al centro c'è l'attenzione all'immagine e ai dettagli. Guardate questo spot. L'idea è geniale. La storia della squadra raccontata attraverso la storia delle maglie, con la partecipazione dei più grandi calciatori del club. L'effetto finale emoziona e accresce il senso di appartenenza dei tifosi. Come mostra questa tabella, lo United guadagnerà quasi il doppio dei maggiori club europei, Real, Chelsea, Arsenal e Barcellona. Staccati, e non di poco, le squadre italiane. La Nike passa alla Roma 4 milioni l'anno, l'Adidas ne darà 29 alla Juve a partire dalla prossima stagione. Dati che dicono chiaramente come i top club all'estero siano ormai fuori portata. Partita impari, come si fa a competere in queste condizioni? Ma è anche vero che ciascuno raccoglie quello che semina. La situazione del calcio italiano è disastrosa, il Mondiale è stato l'ultimo atto di un fallimento totale. Soltanto 2 mesi fa la finale di Coppa Italia è stato uno spot all'inverso. Perché gli sponsor dovrebbero investire in un posto dove per una partita di calcio si può anche morire? Per non parlare del resto, stati vecchi, spettatori in fuga, la media è di 22.591 spettatori, la Bundesliga tedesca ne ha il doppio. Se il Mondiale ha detto con chiarezza quello che siamo, ha anche indicato la maniera per risalire. 14 anni fa i tedeschi erano più o meno nella nostra attuale situazione. Prima della grande rivoluzione, iniziata nel 2001, dopo l'eliminazione dall'Europeo di qualche mese prima. Allora la federazione capì che il vecchio calcio tedesco era finito e per rinascere bisognava investire sui vivai, con la consapevolezza che lo sport non è usato sicuro ma talento giovanile. Per ricostruire un sistema in crisi, il territorio venne suddiviso in 366 aree e furono assunti 1000 allenatori. La loro missione era scoprire e allevare il talento. Fu deciso per legge che ogni club deve iscrivere una squadra ai tornei giovanili cominciando dall'under 12, altrimenti perde la licenza. Fu istituito un fondo comune per aiutare i club con meno risorse che hanno sfruttato l'occasione per sfornare talenti e rivenderli alle big. Risultato? Oltre la metà dei giocatori della Bundesliga sono tedeschi e spesso cresciuti in piccole realtà. È così che sono maturati i vari Neuer, Schürrle, Hummels e Götze, l'uomo che ha deciso la finale mondiale. È così che la Germania è arrivata sul tetto del mondo. E noi adesso ci fermiamo per la pubblicità, tra poco.
Di nuovo in diretta, prima di chiudere vi ricordo come sempre il nostro sito tgla7.it per seguire tutte le notizie, poi questa sera alle 20 c'è come sempre il telegiornale TG Cronache. Torna domani alle 14, buona giornata.